Adesso andiamo a scoprire il menù di gusto. Ad un piatto straordinario non possiamo che abbinare un vino altrettanto straordinario. Un vino che nasce in un piccolo borgo medievale nel cuore dei Sibillini. Andiamo a trovare il prodotto. Eccoci nell'azienda Acultura Biologica del dottor Di Contrantonio, titolare dell'omonima azienda, nonché esperto sommelier di fama internazionale. Dottore, ci dica allora questo vino straordinario, dove viene prodotto? Questo è il tipico vino delle nostre zone, i Monti Sibillini, il vino aspro Terra Cappella, perché i vitigni nascono nei dirupi della Terra Cappella, che è un costone, è un'estensione di del paese. Quindi. Bellissimo. Come viene prodotto, dottore? La lavorazione di questo vino straordinario? Noi abbiamo diversi vitigni in diversi dirupi. Quando riusciamo ad arrivarci, diciamo da una media di produzione sulle 8-9 bottiglie l'anno. Direi un buon numero. Benissimo, il metodo di lavorazione del vino? Il metodo di lavorazione si rifà a vecchie tradizioni, molto vecchie. In pratica si prendono affrustate i vitigni, mettendo sotto dei lenzuoli usati, e tutto ciò che cade dopo le frustate si raccoglie e si porta naturalmente in cantina. Benissimo. Poi la cantina, quanto tempo la facciamo stare in cantina? Si molta per 7 mesi. Benissimo, veniamo all'assaggio. Olfatto. Odore persistente e penetrante. Benissimo. Direi di stazzo di pecora, uno stazzo vecchio di campagna all'aperto. Il richiamo di una stalla con travatura bassa. Bassa, sì. Bassa e con coppi in coccio frantumato. Sì, l'ho fatto comunque deciso. Buono. Sì. Gusto? Gusto sincero. Sì, ricorda molto l'ovile e il suo pastore. Sì, poi al ritorno dopo 6 mesi di pascolo. Pascolo in mezzo alle pecore. Le pecore dentro al suo stalluccio. Sì. Abbiamo anche un retrogusto. Retrogusto di bosco, devo dire. Di bosco al ridosso di Pozzanghere. Di Scianciangere. Di Pozzanghere da Beberatoio. Dal Beberatoio. Io direi che 8 bottiglie bastano come produzione. È un vino di qualità superiore, che certamente va abbinato. Ma secondo me questo va bevuto dopo aver mangiato, bevuto altri vini, e quasi quando uno è assopito e pronto per dormire, prende questo bicchiere e sicuramente farà un bel sonno. Benissimo, allora ci vediamo alla prossima puntata.